Sono ormai 20 anni che un discreto numero di sviluppatori insegue la chimera della commistione perfetta tra il mondo del cinema e quello dei videogiochi. Con Uncharted 2 Il Covo dei Ladri, disponibile in esclusiva su PlayStation 3, i Naughty Dog sembrano essere riusciti nella difficile impresa. L'intento degli sviluppatori appare subito evidente. La scena d'apertura, infatti, vede il nostro caro vecchio Nathan Drake risvegliarsi a bordo di un treno, con il corpo coperto di ferite e un viso piuttosto sbattuto. Dove diavolo sono? È il mio sangue. Il mio sangue. Grazie ad una saggia scelta di inquadrature, il giocatore scopre ben presto che il vagone si trova appeso al ciglio di un burrone in equilibrio molto precario. La trama del gioco, sebbene molto convenzionale, è ricca di colpi di scena e capace di calamitare l'attenzione del giocatore fino alla fine. Allo stesso modo, i dialoghi sono divertenti e molto ben scritti, e i personaggi, protagonista in primis, possiedono un notevole carisma. Dunque, dovevo ungere qualche ruota. Ho usato il resto dei tuoi soldi e un po' dei miei, ma... ehi! Per quanto riguarda il gameplay, questo Uncharted 2 è come il suo predecessore, una commistione di stili raccolti da altre famose e collaudate produzioni. Ma se nel primo capitolo ci si limitava a prendere le sparatorie di Gears of War e alternarle con le arrampicate di Tomb Raider, qui la situazione si fa molto più variegata. Sono infatti presenti sezioni stealth e una maggiore enfasi sui puzzle ambientali. Questi ultimi non stuzzicano quasi mai l'ingegno del giocatore, ma si rivelano un discreto espediente per scacciare la monotonia dell'alternanza fra fasi d'azione e sparatorie, ponendo l'accento sul carattere avventuroso della produzione. Notevoli sono stati i passi in avanti compiuti per quel che riguarda le fasi esplorative. In molti casi, infatti, le ambientazioni non proprio canoniche e l'assenza di backtracking saranno elementi salvifici per vivacizzare l'avanzamento. Forse meno rilevanti le fasi stealth, che rimangono fra le meno approfondite e servono più che altro a spezzare il ritmo tra una sparatoria e l'altra. In particolare i comandi, perfetti per un gioco action, si rivelano un po' troppo imprecisi per avere un controllo stealth efficiente. La maggior parte delle volte, infatti, ogni tentativo di approccio furtivo si risolverà in una gran cacciara. La grande varietà di armi e scenari garantisce sparatorie sempre molto variegate ed appassionanti, e Naughty Dog riesce sempre a inserire qualche piccola variazione a livello di gameplay che rende ogni scontro diverso dal precedente. I nemici sono poi dotati di un'intelligenza artificiale molto avanzata, che gli permette di sfruttare tatticamente ogni riparo e di usare regolarmente granate per stanare il giocatore. La difficoltà, dunque, è molto ben calibrata, a parte un paio di momenti in cui si viene letteralmente sommersi di nemici e proiettili da ogni parte. La longevità è nella media dei titoli del genere, 10-12 ore di gioco. A differenza degli altri prodotti, però, queste 10-12 ore sono quasi del tutto scevre di momenti morti o ripetizioni. Solo verso la fine si inizia ad avvertire la presenza di qualche combattimento di troppo, ma niente di davvero fastidioso. Grazie all'ottima funzione capitoli, inoltre, è possibile ripartire in ogni momento da un determinato punto dell'avventura. Cominciando a giocare, la prima cosa che balza all'occhio è il lavoro senza precedenti svolto dal team Naughty Dog nella cura della presentazione. La grafica e il sonoro di Uncharted 2 non temono nessun rivale nel mondo dei videogiochi su console, e non solo per quanto riguarda il lato tecnico. Che siano i modelli dei personaggi, le ambientazioni o gli effetti di luce e ombra, ogni aspetto del gioco trasuda una cura maniacale e un livello di dettaglio che ha dell'incredibile. Il fatto che questo titolo non rallenti e non scatti praticamente mai è ulteriore segno della competenza tecnica del team. Decisamente buono il comparto animazioni, che rende viva e vibrante ogni scena e sostiene sequenze di intermezzo mozzafiato in cui si apprezza una recitazione digitale ed un'espressività davvero senza pari. Il lavoro sulla direzione artistica è però quello che più colpisce. Complice un orizzonte visivo smisurato e la strabordante qualità delle texture, le scenografie digitali di Uncharted 2 mozzano il fiato, stimolando un'emotività strana, un senso di smarrimento in potenza di fronte alla vastità dei piccoli angoli di mondo che si parano di fronte al videoplayer. La varietà delle location è assicurata, ed in ognuna si respira un'atmosfera peculiare, perfettamente intonata ed avvolgente. Il sonoro è altrettanto impressionante, ed è un bene constatare come non si sia badato a spese neanche in un aspetto secondario come il doppiaggio in italiano, che è ad un livello paragonabile a quello riservato alle maggiori produzioni hollywoodiane. Stiamo per fregare quel tizio, giusto? Giustissimo. Ci stai? Vuoi giurarci? Cosa potrebbe andare storto, eh? Uncharted 2, in definitiva, è il classico caso in cui il prodotto è maggiore della somma delle parti.
Il suo gameplay di base è derivativo, le aggiunte del nuovo episodio superficiali e la trama molto lineare. Eppure, l'incredibile presentazione, la grande varietà di situazioni ed ambienti, il ritmo serratissimo ed il taglio cinematografico ne fanno uno dei giochi migliori dell'anno, elevandolo a nuovo termine di paragone del genere action.